Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi c'è una cosa bella da riportarvi, è più che altro un mio modestissimo pensiero, però ho ben ragione, credo di avere ben ragione a pensarlo, riguardando il mercato in entrata del Milan. Allora, però, prima di cominciare, vi ricordo il solito: like al video, iscrivetevi, campanellina, altrimenti non vi arrivano le notifiche del video. Dici, ma voi fate i video e non ci arrivano le notifiche. E perché non hai attivato le notifiche? La campanellina. E oltre alla campanellina, pure nelle impostazioni del telefono, devi mettere consegni notifiche da YouTube, così che ti arriva tutto, però solo se sei iscritto, quindi iscriviti. In descrizione invece ci sono tutti i link dei profili social di Milan Insider, perché noi siamo dappertutto, Facebook, YouTube, qualsiasi social hanno inventato, noi ci siamo, il mio profilo di Instagram e il sito internet www.acmilaninsider.com. Allora ragazzi, voce di ieri, allora, partiamo così, ambito difensore centrale. Partiamo da un'analisi primaria e di base. Ormai nelle gerarchie e di Pioli e della dirigenza, non considerando Kier per ovvi e dispiacevoli motivi al momento, perdonatemi, in questo momento storico la gerarchia dei difensori centrali si è abbastanza delineata e, detto che al momento la coppia dei titolari è Tomori-Romagnoli, la prima alternativa a loro due non è Gambia, bensì è Kalulu, Pier Kalulu, duttilissimo, sempre concentratissimo e che ha dato, diciamo, nelle partite che ha giocato in generale, ma nello specifico nelle ultime due, ha superato, per così dire, Gabbia in questa gerarchia. Quindi Matteo, che ad ora è diciamo, all'ultimo posto, potrebbe partire in prestito. Prestito secco 6 mesi fino a giugno, tenendone sempre il controllo, non perdendo il cartellino, non dando opzioni di riscatto e roba varia. Prestito secco, per farlo giocare un po' di più. Questo che cosa significa? Qualcuno potrebbe pensare, dice, ma come, già non abbiamo Kier e cediamo anche Gabbia in prestito? E che rimaniamo con tre? No. Molti ieri, tra cui noi, abbiamo riportato la notizia per cui sarebbe addirittura d'arrivo il prestito di Gabbia alla Samp. Ok, va bene. Tanti però hanno detto che questo si fa solo se arriva un difensore. Io, ed è questa la bella notizia di giornata, vi dico che secondo me, poi potrei sbagliarmi, no? Io non sono la verità assoluta, vi dico che se la trattativa del prestito per Gabbia è così avanzata, non è da legare o da collegare all'eventuale arrivo di un difensore centrale. Piuttosto, la trattativa per il prestito di Gabbia è così avanzata perché il Milan ha in mano già il difensore centrale. Ora, dire chi è difficile. Io dico che molto probabilmente
sarà un nome che finora è uscito poco o nulla. Quindi dimentichiamoci di Botman, di Sasi, Diop e compagnia cantante. Punterei più un euro, una scommessa, farei una scommessa su un giocatore, ripeto, su un nome che ad oggi non è mai uscito. Pensando insieme a voi, ad alta voce, come ci piace fare a noi di Milan Inside, analizzando un po' anche la decisione che è arrivata sempre ieri, per cui Milan ha deciso di prendere il difensore a gennaio in prestito con diritto e non a titolo definitivo, si dovrebbe andare a pensare a qualche giocatore tipo Tomori l'anno scorso che nelle grandi squadre non sta giocando, o comunque sia sta un attimino, diciamo, non è nei titolari. Chi mi viene da pensare? Allora, in Francia, come sappiamo, c'è il discorso di Allò, ma c'è il grande, ci sono due grandi problemi legati al fatto che il PSG non lo vuole dare in prestito e in più c'è la Coppa d'Africa, quindi sarebbe un attimino da accantonare. Andando in Spagna, Barcellona non ha niente di che, il Real Madrid, tolto Varane e Ramos, sta puntando su Alaba, su Militao, poi c'è Inacio, però no. L'Atletico vedo difficile l'Atletico che sinceramente ceda in prestito. Secondo me il nome è da andare a individuare o in Germania o in Inghilterra. In Inghilterra sono tante le squadre forti che hanno giocatori forti che magari stanno giocando un po' di meno. Vedi per esempio il primo che mi viene in Manchester United che ha Bailly. Oppure il Chelsea che dove con Thiago Silva, Rudiger, il nastro nascente Chalobah, Robbavare Christensen sta giocando un po' di meno. Milenkovic no, perché ultimamente sta fornendo prestazioni non all'altezza. In Germania, il Bayern Monaco ci sarebbe solo in scadenza di contratto, non ricordo al momento quando prende di stipendio. Però forse potrebbe essere, avevo sentito forse una mezza voce della Lazio su Sulle, quindi se la Lazio è pensata a Sulle perché di stipendio non prende granché e potrebbe essere un buon nome. Quindi penso a qualche esubero così che possa fare a caso del Milan, in prestito in maniera da che venga valutato, eventualmente riscattato se fornisce delle prestazioni all'altezza e poi in estate, se non dovesse rinnovare Romagnoli, si va a fare un altro investimento a quel punto definitivo su un Botman, su un Bremer. Questa è quanto, questa è la bella notizia, quindi occhio perché il mercato è in fermento. Non scarterei a prescindere l'idea di una qualche occasione in un'altra zona del campo, dalla tre quarti, sì, diciamo dalla tre quarti in su, soprattutto se dovesse uscire Castiglieco, quindi occhio, rimanete collegati che vi riportiamo tutto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo ancora una volta like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social, il mio personale di Instagram, il sito internet, mamma quanto è bello il sito internet, www.arcimilaninside.com. Io vi saluto ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, rimanete sempre collegati perché tanto ci siamo sempre. Poi dice, perché sta a fare Milan Inside? Punto esce. Puntualmente. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.